Eccoci qua al secondo video del Rutus Ultima, nuovo apparecchio di casa Rutus, fabbrica polacca europeo, di tanti venduti del fratello Alter 71, nessun difettato, centrale elettronica di alta qualità, prodotti di alta qualità, robusti, affidabili. Abbiamo già visto nel primo video la composizione piastra grande di 28 cm di diametro, doppia D, i steli regolabili in altezza, separabili in 3, 4, 1, 2, 3 con la centrale, porta batterie, qui c'è lo sportellino, dentro il portapile da 6 pile e la presa cuffia, dentro c'è anche il modulo wireless che si deve attivare, dopo vediamo nei comandi, e qui c'è il display avanzato. In 22 anni che vendo metal detector non ho visto un apparecchio con prezzo, prestazioni, qualità come questo. Adesso lo vediamo, in quanto offre tantissimi parametri, tantissime tipologie d'uso e avanzate funzioni che non hanno neanche metal detector di costo quadruplo, quintuplo, perché è unico al mondo, adesso lo accendiamo, con display grafico. Quando lo accendiamo dobbiamo fare il bilanciamento, ci fa tenere alta la piastra dal terreno, premiamo, prepara i dati, il microprocessore, e pompiamo per 5 volte sul terreno alto-basso, alto-basso, da 4-5 cm a 20-25 cm alto-basso, fin tanto che conta 5-4-3-2-1, io faccio diretto perché siamo in aria, e lui si stabilizza e lavora. Come dicevamo, unico al mondo perché ha display grafico e vedete col VD fa un segmentino dritto. Se ci passo col cagnetto lo discrimina, però quando arrivano dei spifferi di discriminazione. Adesso, per far vedere meglio come funziona il display grafico, abbasso la discriminazione. Vedete? Oltre a dare il VD oggetto basso, fa vedere delle iperboli, mentre per gli oggetti buoni, esempio la moneta da 50 centesimi, fa vedere delle segmentini dritti e più l'oggetto è grande o vicino alla piastra, oltre a dare il VD e il grafico, guardate il pentolino, che grafico che dà, oggetto buono, segmento verticale, lo fa vedere anche più alto, più grande, l'oggetto è più grande, è più vicino, fa vedere il segmento più alto. Bene, vediamo com'è composto l'apparecchio, tornando al discorso di prima, avanzato, con tante funzioni, unico al mondo, che neanche apparecchi da 2-3 mila euro, 10 mila euro non hanno, display grafico, e spingendo il tasto exit, si va nella selezione del tipo di ricerca, unico al mondo che ha tipo di ricerca selezionabile in motion, quella classica che si deve sempre muovere la padella, la bobina di ricerca davanti all'oggetto per rilevarlo, oppure non motion, statico in all metal, che è quella che stando fermi sull'oggetto lui continua a suonarlo senza perdere il segnale, oppure dual. Dual vuol dire che sono integrate tutte e due insieme i tipi di ricerca, motion e non motion, tutte e due insieme, sfruttando le proprietà positive e buone dell'una e dell'altra nello stesso tipo di ricerca, unico al mondo, con un prezzo che adesso vediamo, adesso usiamo,
naturalmente ci chiede di fare il bilanciamento, prezzo di listino 580 euro, ma per i nostri clienti, dalla fabbrica al cliente a prezzo conveniente, 380 euro, che avete visto anche prima nel primo video, le funzioni, le prestazioni tecniche sono ottime, ottime per il prezzo che si trova questo apparecchio. Allora, abbiamo già visto un po' com'è il display, sopra c'è la banda degli oggetti, partendo da sinistra col ferro, stagnole, oro, ottone, bronzo, rame, fino a destra argento, alluminio. Questi li segnala anche col VDI, in base all'oggetto che si passa davanti, questo è il peltro, peltro 76, i 50 centesimi lega ottone, da 70, il ferro, il cagnetto di ferro, da 20, e fa vedere contemporaneamente il VD, il grafico, e anche i multitoni, in base qualche multitono per selezionare dall'oggetto buono a meno conduttore, multitono, VDI e display grafico. Qui vediamo com'è impostata la frequenza, in quanto ha due frequenze, la 16 kHz e la 8 kHz. Qui abbiamo l'imposto che si vede il wireless e la carica della batteria. Usate sempre batterie buone e vi consiglio di mettere ricaricabili da 3000 mAh, 3003 in su. Allora, guardiamo anche i tasti, abbiamo visto che con questo si accende, on e off, e exit, tasto di uscita dalla maschera delle regolazioni. Qui abbiamo il pin pointer, tenendolo premuto viene il pin pointer centimetrato. Che più mi avvicino all'oggetto, più lo centra forte e ne dà la profondità relativa a una moneta. Qui abbiamo le freccette out of key che servono per aumentare e ridurre il valore dei parametri dei settaggi, che dopo vediamo. Questo è il tasto del bilanciamento. Se uno vuole fare il bilanciamento durante la ricerca per rifare rinasare il terreno e avere migliori prestazioni, lo spinge, ti dice alza la piastra, spingi pipì, lui si prepara i dati, mette a disposizione le 5 pompate da fare, fatte le pompate su e giù, dopo si automatizza nel terreno che si trova. Bene, ora che abbiamo visto il tasto on off exit e selezione tipo di ricerca, che con questo si può regolare dual, cioè motion o non motion insieme, solo non motion e motion. Andando sotto c'è il tasto reset, che impostato su no, quando si spegne l'apparecchio rimane memorizzato come l'avete lasciato voi. Se fate sì, si azzera tutto e quando lo riaccendete tutto da riazzerato e da riprogrammare. Noi per comodità lo lasciamo su no. Prepara i dati. Ed è pronto. Poi col tasto select si preme una volta, si regola la sensibilità con le freccette più e meno. Come va regolata la sensibilità? Si tiene al massimo, poi se per caso dà qualche falso segnale si può abbassare a piacere. Naturalmente i falsi segnali si annullano regolando o una frequenza o l'altra, scegliendo quella più stabile, oppure che cosa? Oppure aumentando in positivo o in negativo lo rock per adeguare l'apparecchio al terreno in modo che sia più stabile, oppure anche discriminando un po' di più, così si discrimina anche un po' la mineralizzazione che può essere causa del terreno. Allora, tasto select, spinto una volta si va a sensibilità, spinto due volte si regola la discriminazione. Io prima l'avevo abbassata, ma era bassa, col 10, 8, 13 sentirete molti frammenti di ferro. Se volete, se andate a Militaria e vi piace trovare anche gli oggettini di ferro che sono utili per la collezione, discriminate poco. Se volete discriminare più per andare a monete, che sono più ottone, bronzo, rame, eccetera,
Aumentate la discriminazione. Tenete presente che però più aumentate la discriminazione e più lasciate indietro anche gli oggettini piccoli, e che potrebbero essere anche catenine d'oro, piccole catenine d'argento. Allora discriminare, ma non troppo. In base al terreno fate la vostra esperienza. Io comunque terrei sul 20, dal 20 al 25. Come consiglio, poi uno fa quello che vuole. Poi, spingendo per la terza volta sul tasto Select, viene il notch col quale, vedete, c'è il segmentino che gira, che premuto potete togliere delle bande di ricerca in mezzo al quadrante, ma ve lo sconsiglio, perché potreste togliere anche, eliminare dalle ricerche degli oggetti buoni. Io vi consiglio di lasciarlo azzerato. Hai capito? E poi per la quarta volta si torna al menu generale. Ecco, e invece per andare nella sezione parametri c'è sempre il tasto selezione che si tiene premuto 2 secondi, e andiamo nei parametri. Parametri, siccome che è impostato in motion col tasto exit e on off, è impostato in motion, avremo la regolazione dei parametri in motion. Per vederli, quelli che ci sono, sono questi. Si scrolla col tastino centrale, molto intuitivo. TH level è la soglia del suono. Sentite che aumenta e va tenuta minima, impercettibile quasi all'udito. Diciamo la teniamo sul 6, 7, 8. Poi scrollo. Il tono, sentite? Il tono del threshold, della soglia del suono, e lo vario a piacere con i due tastini. Poi qui abbiamo i tipologia di toni, messo così distingue i oggetti, i target su 5 toni. Si può fare tono primario 1, 5 toni, mod normale. Io consiglio di lasciare 5 toni, così si seleziona un po' meglio fra i vari tipi di metallo. Oltre i toni, oltre al VD del display, oltre al display grafico, si fa una calcolazione dei dati eccezionale, che quasi quasi si sa già quello che c'è sotto. Unico al mondo con tutti questi parametri, unico al mondo, ad un prezzo eccezionale, dalla fabbrica al cliente, prezzo conveniente, 380 euro anziché 580 per i primi in preordine. Perciò datevi da fare, che ce ne stanno arrivando una ventina, i primi di preordine, 380 anziché 580. Poi dopo c'è il guadagno dell'audio, il parametro del guadagno dell'audio, che arriva fino a 60. Più si alza sto valore, più all'audio gli diamo guadagno, ed è più selettivo e rispondente agli oggettini piccolini in audio. Diciamo che il valore 30-40 è già ottimo. Poi dopo rimane sempre lo stesso discorso: uno, in base al terreno in cui si trova, fa la selezione che più gli si aggrada, che desidera, facendo le varie prove, anche seppellendo un oggettino di quelli o una monetina, si seppellisce, si fanno le prove, terreno più stabile, tipo di oggetto, tutto, e si selezionano i parametri a riguardo. Poi abbiamo un'altra selezione, regolazione, il volume del ferro, regolato al massimo. Sentiremo più alto anche il volume del ferro, del tono basso, regolato a 0, non si sentirà. Anche qui uno lo imposta come vuole lui. Questa è la sezione variazione parametri, regolazione parametri in funzione motion, quella che abbiamo impostato. Poi, spingendo Select, andiamo nel menu generale, che è uguale per tutti i tre tipi di ricerca, dal quale uno seleziona il valore della frequenza che vuole usare, 16 oppure 8. Di solito le frequenze un po' più basse
nello stesso terreno, con gli stessi parametri, eccetera, sono un po' più performanti nel terreno. Le frequenze un po' più alte sono un po' più sensibili per gli oggettini piccoli. Anche qui fate le prove, provate a seppellire qualcosa e vedete come rende meglio la frequenza. Sotto c'è i passi di frequenza, da più 2 a meno 2 è 0, per bypassare eventuali radiodisturbi. Inoltre, sotto ancora, c'è hot rock. Hot rock sono rocce calde, praticamente, regolando questo parametro, si possono amplificare, sentire meglio le rocce calde, o attenuare, e questo cosa serve anche? Serve anche per, automaticamente, attenuare i radiodisturbi e i disturbi del terreno mineralizzato che potrà provocare, aumentando, diminuendo o lasciando su neutro. Anche qui provate l'apparecchio come rimane più stabile, più o meno o centro, e lo settate nel valore che rimane più stabile. Black light, regolazione luminosità del display, con le freccette più o meno si regola quello che vuole, non date tanta corrente perché scaricate prima le batterie. E qui c'è il volume standard regolabile dell'altoparlante dal 0 a 30, io lascerei al massimo perché sente di più, si sentono meglio i target e gli oggetti. Volendo uno può anche usare la cuffia, abbiamo cuffie ad alta impedenza da 150 ohm professionali che vengono sui 90-100 euro, che usando queste si dà ancora più quel tocco in più di sensibilità dell'apparecchio per farlo andare più a basso e sentire anche i target più profondi. Cuffie speciali ad alta impedenza le abbiamo, vengono circa 80-90 euro. Poi andiamo giù, cosa c'è? C'è la regolazione del parametro del wireless, che può essere spento oppure canale 1, canale 2, che corrisponde con lo scatolino, che adesso non ce l'ho, che è circa grande come questo qui, hai capito? Che è circa grande come questo, che ci sarà un selettorino sullo scatolino del wireless, con CH1, CH2, uno imposto allo stesso canale, riferimento qui stesso canale 1 e 1, 2 e 2, eccetera, per la comunicazione wireless. Allo scatolino c'è una presa da 3 mm nel quale ci va attaccata la spinotto della cuffia, cuffia normale da 3 mm che hanno praticamente tutti, così se per caso uno rompe la cuffia, la sbraga, la spacca, butti via la cuffia, ne compri un'altra, infili il jack nello scatolino wireless e non hai più paura di niente e vai sempre avanti. Ecco, qui c'è tutto e poi qua c'è il linguaggio. C'è il linguaggio che si può scegliere fra Tedesk, Cestina e Polski, Polacchio. E noi impostiamo l'inglese perché l'italiano non c'è ancora. Ok, qui c'è tutto. Audio gain ed esco dal menu. E naturalmente, dopo che abbiamo fatto tutte le regolazioni, ci chiede sempre il bilanciamento del terreno per calcolare tutti i dati del terreno che ci si trova e impostarlo alla miglior ricerca e profondità di ritrovamento. Ecco, adesso fa così. Perché fa così? Perché abbiamo cambiato un parametro che prima non lo faceva. Torniamo nel menu, tenendo premuto 2 secondi. Io faccio apposta in modo che durante i test e i manuali tecnici capite se succede qualcosa, come sistemare la situazione in modo di lavorare. Prima sono andato a cambiare hot rock che era negativo, l'ho messo neutrale, lo ritorno a mettere negativo. Qui da me in questo ambiente l'hot rock deve lavorare negativo, altrimenti scardazza. Queste sono tutte prove che fate nel vostro ambiente, lo adeguate al vostro terreno e andate tranquilli. Adesso lo fa ancora.
quando fa dei falsi segnali radiodisturbi, prima cosa calare un po' la sensibilità e andarci dietro. E allora ho abbassato lo troc, esco dal menu. Questi corsi, video manuali sono molto utili per vedere la prima infarinata com'è l'apparecchio. Vedi, anche abbassando la sensibilità, vedi, è già più stabilizzato. Naturalmente, quando andate in ricerca, il cellulare è sempre meglio lasciarlo spento. Questo non vale per questo apparecchio, ma vale per tutti gli apparecchi. Cellulare spento e poi si cerca. Rutus Ultima. Novità casa Rutus, polacca. Prezzo speciale per i nostri clienti, dalla fabbrica al cliente a prezzo conveniente, 380 euro anziché 580 per tutti quanti i preordini che ci arrivano in questo periodo di lancio del metal detector. Metal detector di alta gamma a prezzo conveniente, 380 euro, funzioni uniche al mondo, apparecchio unico al mondo con tutte queste funzioni che ha, fra cui display grafico e specialmente tipo di ricerca motion non motion e mixati insieme dual, mixati tutti e due insieme, si può cercare in motion e non motion contemporaneamente, VD, display con VD, vari toni, tutti quanti i parametri necessari per la ricerca più avanzata, più proficua e per tutti i terreni. Adesso faremo anche qualche video di ricerca dal vero, magari sia nel terreno compatto e arido e anche in spiaggia. Bene, da Rutus Italia col nuovo Rutus Ultima, video manuale completato con spiegazione anche dei vari parametri e anche le strategie per stabilizzarlo nei vari terreni. Di nuovo, buona giornata a tutti, Rutus Italia.